farò una breve presentazione iniziale che forse qualcuno di voi l'avrà ascoltato più di una volta, penso che sarà la seconda, la terza, ma per noi è importante per far conoscere proprio quali sono le attività che svolgiamo. Siamo l'associazione culturale Mago Antiqua, con sede a Rimini, e siamo nati nel luglio del 2014, ma abbiamo al nostro attivo personalmente come singoli membri anche fino a più di 20 anni di esperienza nel mondo della ricostruzione storica e della ricerca della seconda metà del 1400 italiano. Quindi ci occupiamo di un range ristretto, di temporalmente parlando, dal 1460 al 1490. Questo perché? Proprio per essere più precisi possibile in quello che è la ricostruzione di tutti gli aspetti principali di una determinata epoca, che appunto nel nostro caso è il tardo 400 italiano, e cosa che ci consente di arrivare in maniera più accurata a riproporre poi al pubblico contesti, oggetti, abbigliamenti, situazioni e anche gestualità che sono tipicamente documentate per l'epoca di riferimento. E vedete scorrere delle immagini nel tabellone che sono ovviamente tratte da diversi nostri eventi, o eventi 24 ore su 24, quindi eventi che ci occupano per più ore, comprese le ore notturne, quindi anche dormendo sul posto, con tutto quello che è l'armamentario, tra virgolette, che è utile in questi casi, quindi da pagliericcio, dalle stoine che si possono mettere per terra per diciamo, dormire in uno stato molto di velocità, di precarietà, un po' come veniva all'epoca anche nelle case comuni quando arrivava un ospite non previsto o ci si doveva accampare per brevi periodi. E poi curiamo anche tutto quello che è la parte dell'alimentazione, quindi dovendo mantenerci sul posto dobbiamo ovviamente anche cucinare, di questo si occupa Silvia, si occupano le altre ricostruttrici che ogni tanto si avvicendano anche da altre associazioni, sia come singoli che come gruppi, per darci una mano. Qui c'è una scena proprio relativa all'alimentazione. E poi si vanno a coprire i contesti che si sceglie di volta in volta di andare appunto a riproporre, a ricostruire. Quindi contesti di tipo civile, contesti di tipo militare, e anche contesti per, diciamo, meramente didattici come questo, in cui possiamo essere in abito o non in abito, ma veniamo semplicemente in un'aula a spiegare, a illustrare quelle che sono le attività da dentro, in un contesto che chiaramente è contaminato da una realtà di tipo attuale, moderna. Ci occupiamo anche di mostre, di allestimenti temporanei. Questa è una mostra che è stata fatta al Teatro Galli di Rimini per i festeggiamenti di Sigismondo Pandolfo Malatesta, è stato fatto in collaborazione con l'Università di Bologna, così come abbiamo in passato anche, questo come singoli, anche collaborato con l'Università di Urbino, anche con altri centri, diciamo, di studio, insomma, del Garda, per parchi tematici. Abbiamo collaborato anche con le scuole, abbiamo fatto anche delle giornate di alternanza scuola-lavoro con il liceo Volta di Riccione, quindi l'attività del ricostruttore storico si può fare a multilivello, quindi su più campi differenti e in più situazioni differenti. Qui eravamo invece a Dorello di Vimercate, dove c'è un casino di caccia stupendo, soprattutto in questa parte frescata della prima parte del 400, anni quasi del gotico internazionale, anni 30-40, dove c'era proprio un contesto integrale, completamente affrescato. Noi i contesti integrali piacciono tanto. Cosa intendiamo per integrali? Dove il livello di contaminazione moderna è prossimo allo zero, addirittura zero, come è ad esempio qui l'Aula Nuti, che è un vero gioiello per un ricostruttore storico, ma ovviamente anche per ciascuna persona umana, visto che è inserito anche nel libro UNESCO per quello che riguarda la memoria del mondo, quindi patrimonio veramente universale, dove noi ci siamo cimentati con un semplice set fotografico, puntato molto sull'abbigliamento di tipo nobiliare, in quanto erano, diciamo, giorni dedicati a cercare di far capire, far comprendere alla popolazione di Cesena, ma anche a chi in generale è appassionato di storia,
quali potevano essere e come potevano apparire le persone che frequentavano la biblioteca proprio ai tempi di Malatesta Novello. Quindi gli anni sono proprio quelli che curiamo noi. Noi forse andiamo anche un po' oltre, perché arriviamo fino agli anni 90 del 400, dicevo, il nostro è un trentennio 1460-1490, ma molto spesso ci si può anche cimentare in qualche decina di anni prima o dopo, a seconda anche dell'ambito del contesto. E, dicevo prima, entità anche di tipo accademico, perché? Perché la ricostruzione storica, quindi questa attività che si occupa a 360 gradi di un determinato secolo e di un determinato range temporale all'interno di quel secolo scelto, e si può svolgere in maniera particolarmente efficace se si uniscono le forze, quindi non solo tra amanti della storia, del periodo, tra altri ricostruttori che fanno la nostra stessa, si occupano della nostra stessa attività, ma ancora di più cercando gli accademici che si occupano magari di materie settoriali del periodo scelto, in modo da scambiare anche opinioni, punti di vista. Ho proprio incontrato pochi minuti fa uno storico cesenate, il signor Riva, che mi chiedeva prima di magari di collaborare in un certo senso per poter ampliare degli studi che ha fatto, tipo archivistico. Cioè, questo è uno scambio per noi fondamentale, perché il segreto, fra virgolette, è la cosa veramente entusiasmante, l'aspetto che più dà soddisfazione in questa attività è quello della ricerca, dell'interpolazione delle fonti, con un termine difficile, cioè di mettere in relazione fra loro tante fonti slegate che all'osservatore magari comune sfuggono, ma che invece ad una ricerca più attenta, che è in grado di capire le corrispondenze tra la documentazione scritta, i reperti originali e magari le iconografie, quindi un po' le istantanee dell'epoca, le raffigurazioni pittoriche, gli affreschi, eccetera, alla fine prendono misura in maniera molto più dettagliata di quella che è una semplice impressione, fino a farla diventare anche prova, spesso e volentieri. Quindi si può arrivare, tramite la ricostruzione storica, anche all'archeologia sperimentale, che è l'ultimo tassello il quale ci troviamo, con la quale ci troviamo ad avere a che fare saltuariamente, che vorrebbe dire proprio ricostruire dalla A alla Z non soltanto le fogge, e quindi le forme, i materiali, eccetera, ma proprio partire proprio dal processo artigianale per come è stato pensato al tempo, quindi in tutte le sue fasi, e non si riesce sempre a fare, perché ovviamente ci sono anche grossi limiti in questa attività. Vi volevo dire comunque che i membri nostri non sono tutti storici, io stesso sono un bancario, quindi con questo ambito non c'entro dal punto di vista, non ho il patentino, come si suol dire. Abbiamo però fra di noi anche un archeologo medievale, che è un professionista anche del settore, anche se indipendente nella sua attività, che si appoggia all'Università di Milano, la Cattolica, e ha al suo attivo anche tante pubblicazioni proprio nel campo degli armamenti, però, quindi nel specifico nell'ambito militare. E proprio per la sua presenza possiamo anche sguardarci nel campo della didattica e nel campo proprio della ricerca, presentandola al pubblico, cosa che invece purtroppo magari a volte si vede fare, ma senza cognizione di causa e senza nessuno che verifichi anche i contenuti di quello che si va di volta in volta a proporre. E senza comunque togliere nulla a tutti i gruppi e alle associazioni che magari al loro interno non hanno figure di tipo accademico, ma che si cimentano anche con ottimi risultati in quella che è la rievocazione storica e tutto quello che è il campo di possibilità e anche di divertimenti, perché questo si tratta, principalmente per noi, che può offrire questo genere di attività. E fra i nostri membri abbiamo anche dei tecnici specializzati, degli operai specializzati, un architetto, un grafico pubblicitario che è mia moglie, quindi siamo molto disparati in questa attività, ma gli interessati che eventualmente avessero una passione specifica sul XV secolo italiano, quindi sul 400, si facciano avanti se alla fine di questo incontro dei prossimi dovessero avere voglia di capire più dall'interno come si vive anche
tutta la fase di ricerca e la fase anche attiva durante gli eventi, noi siamo sempre ben, diciamo ben, cioè siete tutti ben accetti per iniziare questo tipo di avventura. Direi che come presentazione potremmo iniziare. Un attimo solo che mettiamo su un nuovo. Ecco, intanto che carica il file, speriamo che parta, altrimenti ne utilizzeremo un altro PDF non attivo. Ok, partito. Puoi andare in modalità presentazione intanto? Esatto. Okay. Ecco, vi volevo dire anche quali sono le altre date, così prima che ci dimentichiamo siete tutti informati. Allora, noi abbiamo fatto l'anno scorso già un incontro sull'abbigliamento. Poi abbiamo trattato delle armi offensive il 18 di gennaio, oggi l'appuntamento verte su oggetti e strumenti del quotidiano, poi a differenza di quello che avevamo dichiarato precedentemente, per una serie di problemi organizzativi nostri interni, faremo per primo, dopo questo incontro, in data 29 di febbraio, l'incontro sulle armature e le protezioni, al quale abbiamo invitato anche l'Associazione Culturale Famaleonis di Forlì, che è un'eccellenza nel panorama nazionale per quello che riguarda proprio le attività militari. Quindi vi pregherei di non mancare se potete, perché ci saranno veramente delle belle attività da vedere. Quindi ci sarà anche la vestizione dell'uomo d'arme, faremo vedere tante cose che ovviamente possono attrarre molto l'attenzione, oltre che l'interesse. E poi da ultimo, anzi non da ultimo, ma successivamente avremo il 14 di marzo la tavola e l'alimentazione, e alla fine, a maggio, gli strumenti scrittori. Quindi vedremo quella che è la materia che fosse pertinente al luogo nel quale ci troviamo e del quale troveremo il modo poi anche di, attraverso sempre gli oggetti di cui disponiamo a livello ricostruttivo, di illustrare quello che è tutta la parte scrittoria, i supporti e quant'altro. Allora, bene, oggetti e strumenti del quotidiano. Qui, già in apertura, cosa notiamo? Come se fossimo entrati all'improvviso dentro una dimora, direi signorile, dell'epoca. Signorile perché vediamo già dei panneggi con un colore rosso intenso, quindi già che denota un livello sociale elevato, con dei pregi dorati. È una specie di siparietto nel quale dietro c'è una mensola con vari tipi di oggetti. Questo è preso come dettaglio da un'annunciazione di Crivelli, che è veramente molto bella, è alla National Gallery di Londra, se non sbaglio, e già ci presenta nel vivo alcuni tipi di strumenti e di oggetti. Quindi vediamo sulla destra una gastara, una specie di bottiglia, anzi è una bottiglia di fatto, per contenere dei liquidi, più frequentemente vino. Poi vediamo dei piatti, delle stoviglie, una scatola tipo questa, sono scatole che vengono fatte in fogli di betulla o in fogli comunque di altre essenze che permettono di contenere oggetti con poco sforzo, perché veramente sono tenute o da dei piccoli rigettini, piedini di legno, quindi questi fasci vengono avvolti e inchiodati, oppure vengono addirittura cuciti, spesso e volentieri, con dello spago. Poi vediamo un albarello sulla sinistra, forse è meglio che prendo anche la pennina così. Ecco, questo è un albarello. Questo è un tipo di contenitore che vediamo spesso anche nelle farmacie odierne come forma. Conteneva di solito spezie di vari tipi. Ovviamente sappiamo che il commercio delle spezie era molto fiorente, qui non ci sarebbe da fare un discorso che faremo molto meglio nell'incontro sulla tavola dell'alimentazione. E poi vediamo da ultimo quello che è un candeliere. Se andiamo nella slide successiva, ecco, entriamo più nel vivo di quello che è invece il contesto generale di un ambiente. Non è la stessa iconografia,
Questa è una iconografia di ambito fiammingo, è il famoso trittico di Merle di Campin. Siamo comunque dentro il gotico internazionale ancora, quindi c'è un tipo di moda che qui traspare poco, perché i soggetti principali sono soggetti sacri. C'è a sinistra uno dei due committenti con una lunga sopravveste. Diciamo che la connotazione dal punto di vista dell'abbigliamento non è particolarmente ampia, almeno per cercare di comprendere le differenze con la nostra epoca attuale. Attuale intendo quella che noi registriamo al momento, quindi diciamo gli anni 50, anni 60 del 400. Comunque qui è un contesto molto più ampio, dove però già si vede di nuovo un candeliere molto simile a quello di prima. Si vedono anche, rimanendo nell'ambito dell'illuminazione, quelle che sono delle mensoline che reggono dei piccoli bracci metallici che reggono delle candele, come dei candelabri appesi alle murature. Poi cosa notiamo? Soprattutto penso che molti di voi abbiano notato questa figura. Questo è un San Giuseppe, questa è l'annunciazione, quindi l'ambito abbiamo detto è sacro. San Giuseppe chiamato specificamente il San Giuseppe della trappola per topi. Perché? Non so se qualcuno di voi l'ha notato, ma ci sono due trappole per topi. Non so se riuscite a vederlo con la luce. Ve lo dico io. Per la terra no, c'è uno sgabellino. Questo è un piccolo sgabello. Una è qui e una è alla finestra. Questa è più facile da riconoscere probabilmente. Quella della finestra non si capisce, sembra quasi una specie di ferro da stiro ante litteram. In realtà, ecco, qui c'è la ricostruzione realizzata da un artigiano veramente fantastico del nostro settore che si chiama Ezio Zanini. Ci tengo a fare pubblicità, me lo permetto, perché veramente è una delle poche persone che ha cognizione di causa in questo settore. Lui ha ricostruito questo tipo di trappolina appunto per i topi proprio sulla base di questo dipinto. Perché in questo dipinto c'era questo tipo di strumento? Perché è uno strumento comunque quotidiano che possiamo immaginare anche di una certa frequenza nell'utilizzo. E nel dipinto ha una valenza tipicamente di tipo teologico, perché allude proprio al fatto che Cristo con la croce ha sconfitto la morte facendo se stesso esca per il diavolo, sostanzialmente. Quindi è come se avesse attirato nella trappola il demonio. Quindi questo qui è la lettura esegetica di questo tipo di espressione artistica, di questo tipo di opera, è questo. Però nulla toglie alle caratteristiche che possiede questo oggetto e che noi possiamo andare ad intuire riproponendo poi in una ricostruzione fedele e possibile. Quindi adesso io non ho la possibilità, se non nelle ultime slide probabilmente, dove mi sembra di aver messo un altro ingrandimento di questa scena, però tutti gli elementi di quella scatolina permettono poi effettivamente alla stessa di funzionare realmente. Quindi le repliche, questo è un principio della ricostruzione storica, devono essere funzionanti. Devono rispecchiare l'oggetto nei materiali e nella metodologia di costruzione e soprattutto essere funzionanti al 100%. Altrimenti non servono sostanzialmente a nulla, cioè servono a prendere un po' di polvere, ma non danno dimostrazione di quella che è la tecnologia del tempo. Qualcuno è intervenuto? Polvere ma non topi. Come? Polvere ma non topi. Polvere ma non topi. Esatto. Esatto. Sì, sostanzialmente questa levettina è il fulcro di tutto il funzionamento. Nel momento in cui il topo andava a mangiare l'esca che veniva posizionata sulla levettina stessa, bastava una piccola vibrazione e il topo rimaneva intrappolato all'interno, perché la parte sopra viene semplicemente chiusa da un legnetto tenuto con un sistema di spago a torsione che spinge verso l'interno. Quindi semplicissimo, molto intuibile anche nella costruzione, ma finché io non la vado a realizzare non capisco più in fondo in effetti come funziona, perché lo devo provare dalla A alla Z. Andiamo ancora avanti. Vabbè sì, facciamolo vedere intanto.
titolo per troppo, così non è una storia. Ecco, poi ovviamente notiamo una marea di altri particolari. Questa è un, ci tengo a dirlo, noi potremo trattare di tutti gli oggetti possibili e immaginabili che non solo sono raffigurati qui, ma magari potrebbero essere raffigurati in tante altre opere più o meno note, perché sono veramente tanti. Noi ci occuperemo principalmente degli oggetti e degli strumenti che sono più comuni nelle case, quelli su cui magari anche i costruttori storici stessi sono più propensi a ricostruire, e magari anche il grande pubblico è intenzionato ad approfondire nel funzionamento, perché potrebbe non essere di immediata percezione. Volevo solo far notare al volo il discorso delle finestre e delle impannate che coprono le finestre. Le impannate possono essere di vari tipi, qui abbiamo quelle classiche tipo persiane come abbiamo noi, anche se apribili a più elementi, e qui invece abbiamo le impannate che vengono a ribalta, quindi si staccano dai loro perni attaccati al soffitto e ricadono sulla finestra. Finestre che potevano avere vetri, ma anche semplicemente dei panni, perché proprio, quindi della tela imbevuta spesso e volentieri in trementina o in altri tipi di particolari, anche olio di lino, anche oli, e proprio per ritardare anche il momento in cui eventualmente dovessero prendere fuoco, la combustione sarebbe stata più lenta. E le finestre potevano avere anche gli occhi, quindi essere di vetro. Gli occhi erano praticamente come dei fondi di bottiglia che venivano creati uno per uno per soffiatura e poi intelaiati dal piombo. Si vedono frequentemente nelle chiese, non sono magari sotto forma di occhi, ma molto spesso di lastre vere e proprie di vetro. Ma ecco, sono solo dei cavicenni per farvi capire che c'è anche chi studia invece gli elementi architettonici che fanno parte poi delle case, delle dimore, dei castelli, delle fortezze. Noi non possiamo addentrarci in tutto questo per ovvi motivi. Passiamo pure alla slide successiva. Ecco, questo è un altro ambiente, anche qui ricco di dettagli, più che altro relativi all'abbigliamento. Un ambiente di tipo esclusivamente nobiliare, vediamo soltanto personaggi di alto rilievo, lo capiamo dal colore dell'abbigliamento, dalla foggia degli abiti e soprattutto che dalla foggia in sé per sé, che potrebbe ricalcare anche un ceto sociale di più basso livello, dai materiali, quindi dai tessuti impiegati, quindi velluti, spesso volentieri operati, ma sono discorsi che abbiamo già fatto in precedenza. Qui, se ci vogliamo puntare sul discorso dell'oggettistica, vedremo molti elementi che andremo a sviscerare nell'incontro sull'alimentazione. Però era per darvi l'idea, soprattutto di come concepivano loro gli spazi all'interno delle dimore in questa fase. Quindi gli oggetti sì, ci sono, ma non sono poi soverchianti. Non c'è il senso del loro vacui, no? Che verrà molto oltre 600 inoltrati, ma che un po' c'è anche in molte nostre case. Noi tendiamo a riempire gli ambienti quasi inverosimili a volte. Fate eccezione per chi è amante magari dell'essenziale, costruisce case in maniera molto... molto sobria, diciamo, anche sul contenuto. Però loro avevano poche cose solitamente. Anche i tavoli venivano allestiti spesso e volentieri al bisogno. Tavoli che erano spesso su cavalletti, oltre che anche i fratini, come un po' possono essere considerati, non tanto questi, considerati i fratini, ma comunque ci sono tavoli che hanno quella barra di legno sul fondo che va da parte a parte. Il classico fratino c'è anche già nel 400. Anche un po' in epoca precedente. Quindi c'è un po' il concetto di essere il possibile versatile anche nell'utilizzo degli spazi, perché potevano aggiungersi ospiti all'ultimo minuto, chiaramente nel caso dei nobiliari c'era una stanzialità maggiore, però soprattutto io penso alle situazioni contadine o di medio livello economico, sociale, lì in quel caso lo spazio era poco e andava ben gestito. Quindi non si poteva assolutamente mantenere un tavolo magari fisso per lungo tempo. Possiamo andare avanti. Ecco, altro ambiente, siamo passati da una sala ricevimenti a quella che è una stanza da letto con un camino. Questa è una natività di Maria,
più o meno degli anni 70 del 400, e è un'immagine che ho scattato ad Atri. Ad Atri vi consiglio veramente di andare nella cattedrale, che è questa Santa Maria Assunta, perché è veramente una miniera d'oro per chi si occupa del tardo 400. Ci sono dettagli che spaziano dall'abbigliamento all'oggettistica e anche all'architettura, che sono veramente pregevolissimi e di grandissimo aiuto. Qui vediamo in perugiano un grande camino, ad esempio. Ecco, avere un camino nella stanza da letto è prerogativa comunque del ceto benestante e anche del ceto nobile, perché quando si tratta di case di livello contadino, poi vedremo anche delle slide successive, si può intuire questo aspetto, in un'unica stanza spesso e volentieri si faceva tutto, tranne i bisogni corporali, che si aspettavano o in una seggetta, quindi in una specie di sediolo in legno che poi veniva rovesciato all'esterna, o anche in un ambiente apposito che era adibito a bagno, ma in un'unica stanza si mangiava, si dormiva, ci si riscaldava, si viveva. Quindi non tutte le realtà erano uguali. Ovviamente il pericolo di generalizzare e di dire che tutte le situazioni erano in questo modo non è vero, cioè la maggioranza di chi non aveva grande potere economico, diciamo, era questa. Poi ovviamente, come al giorno d'oggi, il denaro consentiva anche di avere, magari, oltre ad una stanza soltanto, anche una bottega nel piano superiore, se si trattava di un mercante. Potevano avere anche un fondaco dove poter stivare delle merci o delle derrate alimentari, quindi le situazioni sono le più varie. Però l'evidenza iconografica, questa è importante dirlo, è, mostra quando c'è un camino con una stanza da letto, sappiamo che tendenzialmente si parla di un livello sociale medio elevato. Anche qui il tema ovviamente è un tema di natura biblica, e chi vediamo oltre a Sant'Anna, vediamo anche altre persone che le fanno un po' da attendente, anche loro con acconciature particolari di vario tipo. E se ci soffermiamo sulla parte del camino, vediamo anche i primi oggetti. Vediamo un girarrosto, che è questo aggeggio che purtroppo qua si vede molto male, perché siamo a immagini un po' della foto, che di suo era abbastanza sgranata. Girarrosto che sono tutti molto bassi, solitamente con dei piccoli treppiedi analoghi, dove veniva, come si è sempre fatto, si continua a fare ancora oggi, infilata nell'asta la carne, e si cuoceva quasi raso terra, quindi direttamente sulla brace. Poi si vede quello di cui parleremo più, appunto, anche più specificamente più avanti nei prossimi incontri, uno di quelli, diciamo, di quei contenitori ceramici, mi pare che questo sia ceramico, se non erro adesso non vedo bene neanche io, comunque per la cottura a terra, quindi le stoviglie da fuoco, ma non voglio entrare in campi che ora non ci competono. Vediamo anche un cane che è seduto tranquillo e beato su un cuscino. Un cuscino, però, guarda caso, non è mica tanto normale, perché è un tessuto operato, quindi doveva essere la padrona di un certo livello sociale. Lo vedo da questi decori che ha. Poi vediamo un letto con la sua lettiera. La lettiera è stata parte, no? Qui decorata in legno. E notiamo anche delle piastrelle sul fondo molto, molto sgargianti, in questa alternanza bicroma. Quindi altro ambiente, altro tipo di realtà. Vediamo anche un cassone. Andiamo ancora avanti. Ecco, vedete comunque come sono povere le stanze di arredi. Cioè non sono stanze dove l'arredo è preponderante. Anche qui, in questa specie di tinello, così lo possiamo chiamare, no? Specie di piccolo soggiorno. Un tavolo e un presentino. Ma non è che c'è tanto altro. Elementi ricorrenti. Quando noi osserviamo le dimore anche del ceto sociale medio, non soltanto di quello nobiliare, notiamo spesso e volentieri dei parati, che sono dei tessuti appesi alle pareti, che potevano anche essere cambiati a seconda delle stagioni. D'inverno si tendeva a mettere dei parati di lana piuttosto che di velluto, o vere e proprie arazzi, questo però nel ceto sociale elevato.
e venivano appesi semplicemente e davano un po' l'idea che la casa si riscaldasse anche, oltre in effetti un minimo effetto termico lo ottenevano, perché murature comunque semplicemente così a nudo facevano penetrare più il freddo, invece poteva essere un minimo utile coprirle. Poi notiamo, questo è l'elemento più, diciamo, più interessante, questo tipo di tessuti, che sono tessuti alla perugina. Non si notano molti disegni in questo caso, però capiamo soprattutto da questa tovaglietta, su questa credenzina due ante, che si tratta di perugino, perché abbiamo delle barbe sottostanti e quello che è un motivo comunque tessuto in blu su un fondo più bianco, fondo che di solito è fatto anche come tramatura a diamante, che qui è il tipo di, se vuoi anche mostrarlo un attimo, che è lo stesso tipo di tessuto che è in testa Silvia, perché veniva veramente utilizzato in tanti modi, come tovaglie, come asciugamani e anche come asciugatoi, come vengono definiti in questo caso, quindi come veri e propri modi per acconciarsi, perché non si usciva di casa senza avere un'acconciatura, questo è valido sia per gli uomini che per le donne. Qui vedete infatti che ha le barbe e ha quel motivo appunto frammezzato di tessuto di color guano, color azzurro. Poi cosa facciamo? Vediamo, intravediamo che nell'ambiente di retrostante c'è una stanza da letto e poi, carino questo dettaglio, questi sono sempre oculi, sembra un po' l'odierno vetro cemento, io me lo immagino così, perché c'è una parte in vetro che comunque dà all'interno della stanza, quindi sempre all'interno e non all'esterno. Possiamo proseguire. Ecco, siamo arrivati, dopo aver visto ambienti nobiliari, ambienti di un ceto sociale un pochettino più contenuto, quindi un ceto medio borghese, potremmo definirlo con un termine un pochettino improprio, perché di borghesia si parlerà molto oltre nella storia. Ecco, vediamo adesso un contesto invece contadino. Questa è un'iconografia francese e dei fratelli Limburg, è un mese invernale, il mese di febbraio, si vede molto chiaramente, non c'è tanto bisogno di commento, la neve è ovunque. Cosa fanno questi tre contadini? Si scaldano al fuoco, qui c'è un camino che si nota solo nella struttura e poco altro, un po' del fuoco sotto, un po' preso di taglio. Si notano i due contadini, ahimè, sono nudi. Non hanno sotto mutande. Si vedono bene gli attributi, sia maschili che femminili, questo è un uomo, questa è una donna, anche se possono sembrare uguali, in realtà sono uomo e donna. Da qui grandi diatribe dell'abbigliamento, ma allora anche le donne non usavano le mutande, non usavano le mutande neanche gli uomini? No, allora, sicuramente è un campo che abbiamo già affrontato la volta scorsa, vale la pena dire che fonti portano a credere che per le donne ci fosse un utilizzo di intervolas, come le chiamavano, quindi di mutande, perché c'è una citazione di questo tipo nell'archivio IRE di Venezia che ha trovato la dottoressa Doretta D'Avanzopoli, quindi si parla proprio di mutande usate, nuove, eccetera. Per gli uomini è certezza matematica che ci fossero non solo le mutande, ma più tipi di mutande, e lo vediamo dai San Sebastiano, dalle crocifissioni, da tantissima iconografia che ce ne dimostra anche di vario tipo. Volevo farvi notare però anche qui il discorso dell'ambiente unico, cioè qui anche se noi non riusciamo a notare l'altra parte, quasi certamente avrebbero anche cucinato dentro questo camino, non si sarebbero solo riscaldati, avrebbero dormito, avrebbero fatto tutto quello che più o meno una famiglia contadina di questo periodo poteva fare con le poche sostanze di cui disponeva, quindi gli ambienti sono anche abbastanza ristretti. Ecco, poi quello che c'è intorno è già intuibile, ovini per allevamento, qua dietro vediamo anche delle armi per delle api, e vediamo, questa è una caratteristica che c'è in tantissime iconografie, vediamo del vinco, quindi dei fali, una palizzata, con dei rami intrecciati sostanzialmente, che si vede veramente di frequente. C'è anche una palizzata che corre intorno a tutta la proprietà, che è qua sotto, sempre costruita in maniera analoga. Passa pure. Ecco, adesso che abbiamo visto i contesti generali, un'idea minima dei contesti generali,
addentriamoci un minimo invece in quello che sono gli oggetti. Allora, siamo partiti vedendo questo candelabro del Crivelli e volevo farvi vedere qual è la ricorrenza con cui si ritrovano le stesse fogge, ovviamente con delle varianti che possono essere più o meno ampie, perché le varianti ci sono anche all'epoca, non è che erano. L'industrializzazione su vasta scala nostra ha portato purtroppo ad un appiattimento da questo punto di vista, mentre loro erano anche molto più creativi di noi, quindi la base sostanzialmente può rimanere una, ma poi le caratteristiche o di foggia vera e propria o anche nell'aggiunta di alcuni materiali fanno una grande differenza. Comunque più o meno lo stesso candeliere c'è anche in questa tarsia presa dallo studiolo realizzato da Giusto di Gand per Federico da Montefeltro. Questo è il dettaglio di una tarsia a Urbino, chiunque la può andare a vedere, piena di dettagli di ogni tipo, dagli strumenti musicali alle armature, addirittura anche oggetti per la misurazione del cielo, quindi strumenti astronomici, ce n'è veramente di tutto e di più. Ecco, la forma è analoga, vediamo, e questo invece è un originale, quindi l'importanza è di andare a verificare iconografie e poi di andare a trovare gli stessi elementi nell'originale per avere la conferma o la smentita, magari, oppure una variante di quello che è l'oggetto che noi andiamo a studiare. Quindi dall'originale, questo è un originale di tipo tedesco, ma in area fiamminga sono ugualmente molto frequenti ed erano oggetti anche che viaggiavano tanto, questo genere di suppellettili viaggiava attraverso l'Europa, i mercanti le citano spesso e volentieri, non tanto magari i candelabri, ma tante altre merci, lo sappiamo, che circolavano dal Dattini di Prato, ad esempio, che è un importante mercante vissuto a cavallo tra la fine del 300 e il primo del 400, che ci ha riportato in dei registri molto ampi quello che era tutta la sua corrispondenza che intratteneva con i suoi fornitori, e si citano tante merci. Quindi abbiamo la certezza che si avevano nelle case anche oggetti non prettamente nati in Italia, questo ci tengo a dirlo. Dov'è però il pericolo a livello ricostruttivo? Riempirsi in ogni dove, nell'abbigliamento, nell'oggettistica, che sia di uso civile o militare, poco importa, di tanti elementi sparsi, di provenienze più disparate, senza poi poter però giustificare dal lato pratico, quindi dal lato documentario, quel tipo di oggetto in quel contesto. Cioè la contestualizzazione è fondamentale, non si può soltanto ricostruire e proporre. Bisogna capire se quell'oggetto poteva essere effettivamente lì, in quell'area, in quel determinato periodo, anche se esistente come originale o un'iconografia o un documento. Quindi contestualizzazione è l'altra chiave. Se andiamo avanti, ecco, questa è una nostra ricostruzione fatta da Lorena di Vimercate, e dove all'interno del tavolo, con tanti oggetti differenti, c'è anche quel tipo di candelabro che abbiamo appena citato, quindi sempre di bronzo si tratta, sempre con l'utilizzo di una candela che veniva spesso e volentieri anche tagliata in più sezioni, poi più avanti vedremo anche un breve discorso sulle candele. Non cito gli altri oggetti perché sono sempre attinenti a tutta l'area dell'alimentazione, quindi contenitori per i liquidi, le stoviglie, le posate, le affronteremo nell'incontro su tavola e alimentazione per non affastellare troppi argomenti, perché già ce ne sono tanti. Ecco, qui invece parliamo di lampadari. Di lampadari ce ne sono cose talmente disparate e talmente diverse che è impossibile fare una classificazione. E è chiaro che si possono trovare qualche elemento ricorrente. Diciamo che per l'Italia è difficile trovare degli ambienti che mostrino sempre dei lampadari così chiaramente visibili, quindi è difficile anche capire nel dettaglio. Questo ad esempio è un buon dettaglio, questa visione di Carpaccio che è alle gallerie dell'Accademia, 1495 però, quindi siamo già verso la fine del secolo, si apre quasi una nuova dimensione nel 500.
Ecco, è molto sobrio. Cosa notiamo di particolare? Che ha anche degli stemmini. Quindi, laddove si poteva, qui siamo all'interno di un ambiente molto, molto carico, diciamo, di rappresentatività per quello che è l'immagine sociale, potenza che voleva dare la Serenissima, e quindi gli stemmi ci stanno bene per rappresentare proprio anche la casata e rafforzare così anche la credenza del popolo verso chi veniva ricevuto, anche verso il popolo stesso. Ecco, volevo farvi notare che a volte si trovano delle ricorrenze nell'iconografia, anche per il lampadario, nonostante appunto non sia facilissima la ricerca di questo tipo di dettagli all'interno delle case. Guardate la somiglianza incredibile fra questi due lampadari. È vero che sono due ambienti dello stesso tipo, perché sono due fiamminghi, però qui siamo dentro la casa dei coniugi Arnolfini, quindi comunque italiani, e qui siamo invece nell'ultima cena di Bautz. La struttura è sostanzialmente la stessa, quindi si tratta di, diciamo, di veramente della fioritura più eccelsa che ci possa essere per il gotico internazionale, perché qua siamo nel 34, questo genere di frastagli che poi si replicano anche bene nell'abbigliamento, in sottoforma di frappe, di listelli e altro. Ecco, qui appaiono veramente in largo uso. Però la stessa cosa, nonostante il passare del tempo, siamo circa 30 anni dopo, viene replicata in questo bel lampadario, in questa ultima cena, con anche una figura zoomorfa al di sopra. Quindi a volte, anche se trascorrono delle decine di anni, si ritrovano degli elementi che più tipicamente sarebbero del periodo precedente, quindi non è sempre detto che questi elementi scompaiono nel tempo. Quindi attenzione anche nell'essere troppo rigidi, come spesso noi ricostruttori facciamo, nel dire questo è 1460, quindi 1470 non esiste più. No, non è detto, cioè bisogna sempre verificare il tutto alla luce delle fonti e dei documenti. Quindi è un lavoro lungo, complesso, che però si può fare. Tutto ruota intorno alla contestualizzazione, ripeto. Andiamo ancora avanti. Ecco, qui, dopo aver visto i lampadari e parlando sempre all'interno del campo dell'illuminazione, approcciamo l'argomento delle lanterne. Allora, questo è un'iconografia tutta italiana, la vita di Cristo nell'episodio del bacio di Giuda, che si può vedere all'oratorio dei disciplini a Fusone. Questa immagine mia, non so se forse facevo meglio prendere di qualcun altro, perché è un po' offuscata, però si intravede bene la scena. C'è il bacio di Giuda in primo piano, e all'interno di questo gruppo affastellato di persone che si accalca per vedere la scena, c'è anche questa persona che illumina il tutto con questa lanterna. Ecco, di lanterne ce ne sono veramente tanti tipi, però a differenza dei lampadari sono ben studiabili, perché le iconografie sono tanto abbondanti, sia in campo italiano che in campo estero, e si possono cercare di isolare delle linee guida per quello che è la costruzione e i materiali. Allora, io ho potuto inserire una immagine, poi ovviamente se volete ci si può attardare alla fine della giornata andando ad analizzare anche un pochino più a fondo da altri file, però è un lavoro che più di tipo casalingo, che magari potete più fare voi nella vostra tranquillità. Io vi do poche linee. Questo tipo di materiale così bianco può essere associabile o a della carta, o a del lino, o a della pergamena, perché si trovano citati spesso e volentieri anche in documentazione, senza farla troppo lunga. Però non è l'unico tipo di materiale. Ecco, la carta, uno dice, ma come la carta? Ma non prende fuoco, c'è una fiamma dentro vicina. Sì, però viene anche lei, viene imbevuta, che sia carta normale, se ne vuoi far vedere anche uno o due, o che sia pergamena, non veniva quasi mai lasciata al naturale, ma veniva imbevuta in olio di lino solitamente, proprio per ritardarne la combustione, un po' lo stesso discorso delle impannate. Teniamo conto che la pergamena, la carta, comunque non erano beni proprio di basso livello, nel senso che
ce n'erano di tanti tipi di produzione differente, c'è della pergamena da scrittura estremamente raffinata, c'è della pergamena che poteva anche essere lasciata allo stato più grezzo, ancora con i buchi periferi in evidenza, e quella preferibilmente veniva anche utilizzata per scopi differenti della scrittura. Però capita che, se magari si tratta di carta sciupata o altro, venisse riutilizzata in molti modi. Quindi non escludo che anche nelle lanterne magari del contadino, così come di dimore di più basso livello, si potesse trovare anche carta proprio in disuso, perché stracciata in parte o non più utilizzabile per l'altro scrittorio. Così come si documenta, per inciso, anche nelle impennature dei dadi da balestra, proprio della pergamena già scritta o della carta già scritta, che forma le alette che stabilizzano i dadi. Quindi il riuso, un altro elemento ricorrente nel Medioevo, non si buttava via niente tendenzialmente. Cosa che invece oggi, al contrario, se possiamo buttiamo via tutto e addirittura vengono create cose perché durino il meno possibile per poterle poi ricomprare. Tutto il contrario all'epoca. Ogni bene prezioso che si tende a riutilizzare. Ecco, le nostre sono state fatte sulla base appunto di tipologie di lanterne come questa, quindi abbiamo scelto della pergamena, la struttura è il legno, ecco, la struttura in legno è quella più tipica nell'iconografia italiana, effettivamente. Mentre se proseguiamo nelle prossime slide, vediamo anche dei materiali differenti. Questo è sempre in legno, per quanto con un tipo di impannatura diversa, perché qua per i pannelli hanno scelto probabilmente del corno, e lo vediamo da questo colore traslucido. Quando il colore è così traslucido potrebbe essere corno o anche mica. La mica è un minerale che può essere ridotto facilmente, relativamente facilmente, in lastre, e poteva andare a comporre anche le pareti delle lanterne, perché è sempre traslucido, okay? Soltanto che è abbastanza fragile, il corno invece è più performante perché ha una natura più elastica. Ecco, questa è invece la struttura tipica in ferro. Ecco, ferro e vetro, in questa forma qua, oltre che essere in misura minore lanterne, diciamo anche di tipo casalingo, comunque portate in esterna per ovviamente riparare la fiamma dal vento, perché questa è la funzione di una lanterna, una lanterna non si utilizza